Carissimi fedeli, parlare della Santa Chiesa in questo giorno è per me una profonda emozione. Perché? Perché la Chiesa comprende e ha compresa tutta la mia vita. Perché posso dire, e vi rendo questa testimonianza, vivo per la Chiesa, sono vissuto per la Chiesa, ho patito per la Chiesa, e il Signore ha voluto che io dessi a questa sua sposa immacolata una testimonianza in questa povera terra, una testimonianza d'amore, una testimonianza di fedeltà, una testimonianza di servizio, posso dire. Perché? Perché mi sono trovato nella mia povera vita, sbattuto qua e là tra mille tempeste, ho raccolto dal cuore adorabile di Gesù tanti tesori per la Chiesa sua e mi sono trovato in condizioni che potrebbero chiamarsi anormali, se volete dire così, ma che in realtà costituiscono il tratto meraviglioso della Divina Provvidenza nella povera vita di questo povero nulla. La Chiesa, questo bersaglio continuo di tutto l'inferno, e quando Gesù ha annunziato la sua Chiesa e l'ha identificata col capo suo, perché è impossibile concepire la Chiesa senza il Papa, Gesù ha detto: tu sei Pietro e sopra di questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di lei. Dunque vedete che alla Chiesa, al concetto della Chiesa, al nome della Chiesa, alla istituzione della Chiesa, alla promessa di questa istituzione, Gesù ha collegato immediatamente l'inferno che le fa lotta. Le porte dell'inferno non prevarranno contro di lei. Le porte, la potenza dell'inferno, e questa potenza disgraziatamente in tutti i secoli, dal primo momento nel quale la Chiesa è stata costituita, è stata proclamata e è stata attivata, dirò così, dalla grazia di Gesù Cristo benedetto, da allora è cominciata questa tremenda lotta dell'inferno contro di lei. Queste porte si sono spalancate, questa potenza si è avventata con quanta forza aveva contro di lei e ha cercato di distruggerla. Noi ci lasciamo impressionare dalle lotte che la Chiesa ha subito dai nemici. Invece l'inferno, la massima lotta, l'ha fatta nel seno stesso della Chiesa e ha cercato in tutti i modi di scompaginare l'organismo della Chiesa. Perché? Perché è più forte la lotta che si fa ad un organismo cercando di avvelenarne tutti gli organi, anziché la lotta che viene al di fuori cercando di abbattere questo organismo con la forza. Perché l'organismo alla forza resiste, ma all'avvelenamento difficilmente resiste. Vengono come paralizzati tutti i centri della sua resistenza quando l'organismo è avvelenato. E notate che questa è stata l'insidia ed è l'insidia putrementa di Satana contro della Chiesa. O perché io vi annunzio, prima di parlarvi della Chiesa, vi annunzio queste idee, le quali potrebbero essere un riepilogo di un discorso, di una meditazione sulla Santa Chiesa? Perché, figlioli miei cari, parlandovi della Chiesa, posso dirvi, ho nel cuore un dolore grande, grande, grande. E il dolore grande è questo, che la Chiesa non è compresa, non è apprezzata. E tutte le anime le quali dovrebbero essere il sostegno, la difesa della Chiesa, disgraziatissimamente, ne sono l'ostacolo. E ne sono l'ostacolo perché non vivono della vita della Chiesa, non vivono di quello spirito che il Signore ha dato alla Chiesa quando ha soffiato sopra degli apostoli e ha dato loro lo spirito suo. Ha voluto che fossero vissuti tutti di Lui. La Chiesa,
Nella definizione teologica, noi lo sappiamo, è la riunione di tutti i fedeli, i quali vivono con gli stessi mezzi di santificazione, sono uniti dallo stesso battesimo, sono uniti dalla stessa fede, sotto il dominio, cioè l'autorità del Papa, dei Vescovi, dei Sacerdoti. E questa è la Chiesa nella sua compagine, diremmo, materiale, in quanto è corpo organizzato. E la teologia ci dice anche che la Chiesa è una vera società, e questo si capisce benissimo, che una vera società se è la riunione di tante persone le quali vivono con una stessa idea, le quali hanno uno stesso scopo, le quali hanno uno stesso capo, è logico che sia una società. È una società costituita anche esternamente. Perché? Perché la Chiesa fa parte e vive in questo, di questo mondo, fa parte di questo mondo e vive in questo mondo, e per conseguenza non può prescindere dalla vita di questo mondo nel quale vive. E quindi essa, di fronte al mondo che è diviso e separato da lei o che non è unito a lei, rappresenta come un nucleo, una parte viva, diremmo quasi una nazione, ed è una nazione nello stretto senso della parola, un regno, è il regno di Gesù, è quel regno nel quale egli regna, per il quale egli regna e dal quale egli vuole trarre come la moltitudine meravigliosa di tutti quelli che devono essere gloriosi trionfatori nel cielo e quindi membri del regno eterno e della Chiesa trionfante. Dico Chiesa trionfante, con questo già vi annunzio una triplice distinzione della Santa Chiesa, la quale vive in questo pellegrinaggio terreno ed è Chiesa militante perché combatte, la quale passa da questo terreno pellegrinaggio e va verso di Dio e ha bisogno di purificarsi per essere tutta immacolata dinanzi al suo cospetto e della Chiesa purgante. È la Chiesa che supera la purgazione, supera la purificazione, arriva nell'eternità, diventa il corteo del Re d'amore, ed allora è la Chiesa trionfante. La Chiesa militante per necessità è in prova e quindi non può prescindere da avere nel suo seno delle povere membra infette. Se è prova, se sta in un cammino di prova, è logico che abbia delle membra infette. E allora, e noi la dobbiamo considerare in questa prima fase sua. Che cosa è la Chiesa militante? È l'insieme di tutti i fedeli, i quali sotto la cura, la direzione, l'autorità paterna del Papa, dei Vescovi, dei Sacerdoti, compie il suo terreno pellegrinaggio, membro per membro, persona per persona, anima per anima, e tende di andare verso l'eterna vita. Che cosa compie in questa terra questa Chiesa militante? Realizza il regno di Dio, glorifica Dio in questa terra, combatte contro di Satana e contro del male, ma soprattutto tende le braccia per chiamare a Dio tutte le creature, perché il Signore, istituendo la Chiesa, ha voluto mettere nella Chiesa un centro vivo intorno al quale debbono tendere tutte le anime, perché egli non vuole salvare nessuno per forza, ha salvato l'umanità, ha dato il prezzo, questo tesoro lo ha messo nella Santa Chiesa, e intorno alla Chiesa ha chiamato tutte le anime e chiama continuamente, e lo ha detto lui stesso, e il primo atto della Chiesa è stato questo: andate per tutto il mondo, annunziate l'Evangelo ad ogni creatura, chi ascolterà e sarà salvo. O dolcissimo Signore Gesù, che hai dato a questa povera terra questo grande, grande, misericordioso tesoro, che hai dato a questa terra la Chiesa, fa che la nostra anima e il nostro cuore si apra in questo momento a capirne la profonda vita e ad orientarci in questo mondo nel quale disgraziatamente non c'è ordine nella vita, perché è tutto disorientato questo povero mondo, perché non vive della Chiesa, perché
è ai margini della Chiesa, perché è qualcosa di orrido, di orrido. Viviamo della Chiesa. Ecco, se Gesù ha detto andate per tutta la terra e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, è questo il primo sentimento, la prima fonte è questa dalla quale devono attingere tutte le creature. Ed è la santa parola di Dio. O arcana parola di Dio, o luce mirabile che ti effondi in tutti i cuori e che ha il tuo tesoro proprio nel centro della Chiesa, in quanti modi Satana si è avventato contro di questa parola santa e in quanti modi ha cercato di distruggere questa corrente di vita meravigliosa che deve dare a tutte le anime la vita? Noi non lo ponderiamo. Le eresie che cosa sono? Sono fonti putrefatte che cercano di mescolarsi a questa fonte pura. Che cosa sono tutti i sentimenti di umanità che hanno attraversato tante volte le persone della Chiesa, quelli i quali avevano il dovere di annunziare la Divina Parola e di far conoscere la Divina Parola e di nutrire le anime della Divina Parola? Sono tutte insidie del demonio, tendenti a distruggere gli effetti di questa Divina Parola nelle anime. O Signore, quanta di questa Divina Parola è stata sperperata? In quanti modi le anime si sono trovate fuori di questa irradiazione meravigliosa che le avrebbe fecondate? Pianticelle che sono rimaste in un angolo oscuro dell'orto della Chiesa, pianticelle che sono rimaste senza acqua e che si sono miserevolmente inaridite. Ecco la prima ricchezza della Chiesa, la parola di Dio. E la parola di Dio è viva nel magistero della Chiesa, è viva nel tesoro di verità che Dio ha dato alla Chiesa ed è viva soprattutto nella Santa Scrittura. Il magistero della Chiesa è quello a cui noi dobbiamo stare, prostrarci, adorare. Perché? Perché è la mente stessa di Dio, possiamo dire, è l'infinita sapienza che illumina la povera nullità umana. Alla parola di Dio noi dobbiamo prestare tutta la fede e dobbiamo vivere della parola di Dio. E questa parola di Dio la dobbiamo vivere attraverso la contemplazione della rivelata parola di Dio, che è la Santa Scrittura. E in quanti modi il diavolo maledetto ha cercato di ostacolare la meditazione della Santa Scrittura. E noi ne abbiamo disgraziatissimamente un esempio in questi tempi, nei quali possiamo dire si è realizzata la parola dell'Apostolo. Ci saranno dei maestri i quali hanno prurito gli orecchi, i quali dalla verità vanno verso le favole, mentre che la Santa Scrittura è stata data a noi unicamente per sollevarci in alto, per meditare, per considerare la grandezza di Dio e per vivere di Dio. Ecco il primo tesoro della Chiesa. Gesù ha dato un tesoro dei tesori della Chiesa e le ha dato il sacerdozio, perché senza del sacerdozio la Chiesa sarebbe un corpo morto. E il sacerdozio ha questa sublime gradazione: il Papa, che è il centro e il capo di tutta la Chiesa, i Vescovi, che sono messi dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio alla dipendenza del Papa e per il mandato che dà loro il Papa, i sacerdoti, i quali hanno dal Vescovo che li comanda, li ordina, hanno il mandato di poter annunziare la Divina Parola ai fedeli, di nutrire i fedeli, di portarli nella via di Dio, di aiutarli a superare le lotte di questo terreno pellegrinaggio, strateghi mirabili del combattimento che la Chiesa combatte sopra di questa povera terra. Il sacerdozio è una ricchezza immensa per la Chiesa. La Chiesa ha la verità come una sorgente di vita, ma questa verità non può applicarsi alle anime se non viene attraverso del sacerdote, perché è il sacerdote che deve parlare alle anime. Ed ecco che il sacerdote parla alle anime,
ma non può parlare che nello Spirito Santo e per lo Spirito Santo. Perché, e questa è una nota fondamentale della Chiesa è vivificata dallo Spirito Santo. Quando è stata promulgata la Chiesa solennemente e ufficialmente nel mondo, nel giorno della Pentecoste, quando il mondo ha sentito la prima parola di vita dall'Apostolo San Pietro, il capo della Chiesa, che logicamente è stato il primo a annunziare la Divina Parola al mondo, nel giorno della Pentecoste. San Paolo dice, tutto si fa nello Spirito Santo e per lo Spirito Santo. E tutto quello che sta nella Chiesa non può non essere vivificato dallo Spirito Santo e per lo Spirito Santo. E il sacerdote riceve lo Spirito Santo, e il Papa è ripieno dello Spirito Santo, e i Vescovi ricevono lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo pervade queste fonti, le quali devono dissetare la povera umanità. E dissetandola danno a questa povera umanità la luce dello Spirito Santo, l'amore dello Spirito Santo, i doni dello Spirito Santo, la forza dello Spirito Santo. Ecco dunque un grande tesoro per la Chiesa, il sacerdote, il quale raccoglie le ricchezze di Dio, ripieno di Spirito Santo e fonde le ricchezze di Dio, dona le ricchezze di Dio. E la Chiesa, che ha questi tesori ammirabili, nutre le sue anime attraverso del sacerdote, il quale è la mamma del popolo cristiano. E possiamo dire, ha il petto ripieno di questo latte immacolato e purissimo che viene dal cuore stesso di Dio e passa attraverso di questa divina maternità, e dirò veramente divina maternità, perché il Signore che si è voluto far mamma in Maria, il Signore che ha voluto darci la mamma immacolata perché noi avessimo da Lui le grazie e le misericordie, ha voluto questa maternità incentrarla nel cuore del sacerdote, il quale dà alle anime i mezzi per avere le grazie e per avere le misericordie. Senza del sacerdote la nostra devozione a Maria sarebbe una devozione sterile. La Madonna non potrebbe arrivare al popolo senza del sacerdote. La Madonna appare e è apparsa tante volte e ha fatto sempre capo al sacerdozio. Non c'è un atto della misericordia di Dio sopra di questa terra, in questa povera chiesa militante e tra queste povere anime che soffrono di questa grande lotta di combattimento contro di Satana, senza del sacerdote e del sacerdozio. La Chiesa vive in mezzo alle lotte, e le lotte della Chiesa che cosa sono? Sono lo sforzo di Satana di annientarla, è lo sforzo delle anime di superare Satana, e lo sforzo di queste anime è dato dalla forza stessa della Chiesa. Ed ecco le armi del combattimento che la Chiesa ha. La Chiesa è il regno di pace, e allora dà alle anime la vita attraverso di Gesù, dona Gesù alle anime, e le anime sono piene di Gesù. E quando le anime vivono di Gesù e vivono dello Spirito suo e vivono nello Spirito Santo e per lo Spirito Santo, allora le anime sono veramente vivificate, sono forti, combattono, vivono, perché è necessario in realtà che noi abbiamo una nuova vita in noi, che alla vita materiale sostituiamo la vita spirituale, che alla vita umana, nel senso banale della parola, noi sostituiamo la vita soprannaturale. E noi dobbiamo vivere soprannaturalmente, possiamo vivere soprannaturalmente soltanto nella Chiesa e per la Chiesa, per i doni che la Chiesa stessa ci dona. E quali sono questi ammirabili tesori di carità che la Chiesa effonde in noi? Ecco, la Chiesa ha il suo banchetto di vita, la Santa Eucaristia, ammirabile banchetto nel quale sei tu, Gesù, vivo e vero. Ecco, io sarò con voi fino alla consumazione dei secoli. O chi può dire il tesoro che la Chiesa ha in te sacramentato? O perché le anime sono così lontane dal tuo altare, Gesù? O perché le anime non hanno fiducia in te? E non sanno capire che sei tu che vivifichi le anime, ma sei tu anche che le prepari e sei tu anche che le sostenti. Ci siamo allontanati da te, Gesù mio,
e quando l'anima più si allontana da te, meno è vivificata di te. Oh, che pena Gesù, vedere l'altare deserto. E l'altare tuo diventa deserto quando le anime fuggono dalla tua chiesa o non sanno vivere della tua chiesa. E quando vengono al tuo altare, per necessità vivono della tua chiesa e stanno in pieno nella tua chiesa. Oh Maria, tu che in questo momento ci fai sentire questa campana che suona, donaci la grazia di poter capire l'immenso dono vivificante che è nella Chiesa per la Santa Eucaristia. Il dono dell'Eucaristia, figlioli miei cari, è il centro vivificante delle anime e della Chiesa. Il dono dell'Eucaristia è la vita stessa della Chiesa, perché la circolazione del sangue divino nel cuore di tutti i fedeli, nel corpo, nell'anima, nella vita, in tutto. Senza della Santa Eucaristia è impossibile, figlioli miei cari, vivere. E noi abbiamo avuto questo fenomeno nella Chiesa, che quando la partecipazione eucaristica è stata viva, vivissima, allora la Chiesa è stata mirabilmente viva, come nei primi tempi. E quando le anime si sono allontanate da Gesù sacramentato, allora la Chiesa si è mano a mano impoverita di anime. Oggi noi notiamo una grande povertà in questo brutto mondo, e questa grande povertà è dovuta alla povertà eucaristica delle anime, perché non vivono di Gesù. Una comunione, la vita intima con te, Gesù, dolcissimo amore. O se potessimo serrarti al cuore mio, Gesù, se potessimo vivere continuamente di te, se potessimo stare in una perenne adorazione, se nelle nostre case sentissimo noi l'influsso tuo, che vivi e regni nel santo tabernacolo, come potrebbero essere le povere case nostre quello che sono, disgraziatissimamente, regno di discordia e di male? Come non si offenderebbe nelle case quello spirito di carità nel quale tu, possiamo dire, hai messo proprio la caratteristica dei tuoi nella Chiesa? A questo segno vi riconosceranno se vi amerete gli uni con gli altri. E ci amiamo noi gli uni con gli altri? E siamo noi uniti nella Chiesa nella carità? E abbiamo noi questo sensibile trasporto verso di tutto quello che ci rappresenta l'immagine di Dio, che è il prossimo nostro? La Chiesa è il tesoro dell'Eucaristia per il sacerdozio. Se noi capissimo che il sacerdote ha in sé la potenza di darci Gesù sacramentato, se noi capissimo che il sacerdozio è il grande manipolatore della Santa Eucaristia, oserei dire, perché ce lo dona, ce lo dà questo tesoro immenso, noi staremmo in venerazione profonda davanti al sacerdote. E invece guardate quanto disprezzo raccoglie il sacerdote, in quante maniere si offende Dio quando si vede il sacerdote, in quale maniera è riguardato il suo ministero, in quale stato, bisogna confessarlo schiettamente, sono ridotti tanti poveri sacerdoti, i quali non hanno avuto nessuna formazione o non hanno nessuna formazione, e i quali si sono smarriti tante volte attraverso velleità più o meno scientifiche, e non hanno capito che la potenza e la forza della loro vita è soltanto il vivere di Gesù, e il viverne talmente da donare Gesù. Perché? Perché io, sacerdote, devo darti Gesù, fedele mio, e per darti Gesù devo essere Gesù. Perché Gesù non viene a te se non per mezzo di me, e non viene a te che per il mio cuore. E se il mio cuore non è pieno di Gesù, non ti darò nulla. E se mescolo a Gesù qualche cosa che non è Gesù, io avveleno questa provenazione di Gesù, oserei dire. E non hai più Gesù, ma hai me mescolato, hai vino annacquato, non hai
il potente re d'amore che viene a te per vivificarti. O la Chiesa, in questa mirabile vita di Gesù, la quale si scorge e si vede maggiormente in quegli organi centrali ai quali Gesù ha promesso e l'infallibilità e un'assistenza speciale. E per questo, fedeli miei, vi esorto a trasportarvi un poco più in alto, cioè verso quel punto dove si appuntano disgraziatissimamente tutte le frecce di tutti i nemici della Santa Chiesa. Roma, il Papa, il Vaticano, le congregazioni romane, gli organi della Chiesa. Che cosa sono questi organi della Chiesa? Sono tutti trasfusi della vita di Dio, della vita di Gesù. E il Signore ha permesso, magari, che nelle singole persone ci possano essere delle deficienze, ma non ha permesso mai che queste deficienze intaccassero la vita della Chiesa. E io posso rendervi una grande testimonianza, e ve la rendo con tutta l'anima, e ringrazio Dio che mi ha dato l'occasione di poterla rendere questa testimonianza, perché io sono stato a contatto di questi organi vivi della Chiesa e ci sono stati momenti dolorosi e penosissimi della mia vita e ci sono stato attraverso un combattimento nascosto, sì, ma profondo, che mi ha tutto crocifisso, posso dire, ma nel quale non ho fatto che benedire la Chiesa e che baciare le mani santissime della Chiesa. Chi può dire quello che io ho sentito quando sono stato tratto dinanzi al Sant'Uffizio? Eppure ci sono stato tratto, figli miei, sotto accuse le quali mi avrebbero dovuto schiacciare e che io stesso vi confesso che non ho capito, né capivo perché tutta quella irruzione di accuse e magari anche di azioni contro di me, tanto che mi sembrava un po' sproporzionato alla mia miseria. Dicevo, questa gente e si allarma per un povero nulla che non rappresenta proprio niente. Invece eri tu, Gesù, che mi trasportavi nel cuore della Chiesa per farmi sentire quei palpiti del cuore della Chiesa. E direi quasi che mi facevi ingoiare da questa grandiosa balena, se posso dire così, ed io mi sentivo a contatto del suo stomaco, perdonatemi il paragone, ma io l'ho vissuto questo che vi dico, mi sentivo a contatto forse di quelle pareti, le quali sembravano mucilaginose, ma nelle quali io sentivo il calore della vita. E mi sentivo, dirò, quasi come assorbito, vi direi digerito dalla Chiesa. Chi può dire il momento nel quale io mi sono trovato la prima volta dinanzi al commissario del Sant'Uffizio e mi sono sentito annientato? Era la Chiesa, per me era solo la Chiesa. E sono salito su per quella scaletta a chiocciola che tuttora c'è e mi sono trattenuto in una stanza aspettando. E perdonate che vi dico questa particolarità, ma ve la dico per l'onore stesso di Dio, perché il Signore mi ha voluto testimone della Chiesa in questo brutto secolo. Ebbene, lì in quella stanza c'era una ritirata, parlando di debita riverenza, e io mi mettevo vicino a quella ritirata, dicevo, il posto più proporzionato per me che sono nulla. E certo un buon odore non si usciva di là, ma a me sembrava odore di passo lì, perdonate, perché dicevo, è l'ambiente della Chiesa. Entrai in quella stanza bassa, larga, ampia, sì, ma bassa, e ti avrebbe dato l'oppressione, e invece il cuore mio si dilatava, era la Chiesa, l'organo della Chiesa. E mi trovai in confronto di una persona, avevo lo sguardo accigliato, mi guardava torvo, ma io invece lo sentivo mamma, era la Chiesa. Mi fece sedere sopra di un divano e cominciò a interrogarmi e io avrei dovuto sentirmi tremare e invece mi sentivo vivificare. Era per me un corso di esercizi spirituali. Era la Chiesa. Oh, dice, ma la persona che ti interrogava era severa, era questa, era quell'altra? E queste indagini non potreste farle nessuno, perché io ero là tutelato da quel silenzio solenne che la Chiesa mette intorno al Sant'Uffizio. Eppure vi posso dire, figlioli cari, che io non sentivo né l'uomo né la severità nel momento, direi, tragico della mia vita, perché stare in quelle condizioni significa stare sull'orlo di un precipizio. Eppure non mi sentivo sull'orlo di un precipizio, mi sentivo sulla nube che mi levava su, perché era la Chiesa.
ero certo, se la Chiesa mi stritola per ricavare da me una vita. Ma chi è che ricava da me la vita? È Dio, è Gesù. E allora mi donò a Gesù. Guardavo io il domenicano col suo cappuccio magari in testa, manco per sogno, guardavo la Chiesa, ma volevo bene anche al domenicano e ho voluto sempre bene a questi santi padri. E quando li vengo e vengo la loro donna, mi dovrei terrorizzare, invece mi viene un senso di esultanza. E allora chi potrà ardire di sollevare lo sguardo a questi organi vivi della Chiesa? E chi potrà ardire di sollevarlo alle singole persone? Ma che le singole persone non rappresentano che la Chiesa, e tu non guardare attraverso di esse la persona, ma non si può guardare la persona se la si guarda con uno spirito di fede, come io non potevo guardare quello il quale in fondo veniva incontro a me per sindacarmi, per condannarmi magari, ma la condanna era condanna dell'amore, era la condanna della vita, era quella che poteva sbattere, dirò così, questo brutto tappetaccio il quale era pieno di polvere e poteva dire mondati. E io sentivo il mondarsi di questo tappeto sotto la mano santa della Chiesa. Ecco la ricchezza immensa della Chiesa, figlioli cari. Io penso, se lo Spirito di Dio prenderà tutte queste creature, le quali stanno in questi organi meravigliosi della Chiesa, e se quelli che ci stanno avranno un momento di grazia soprannaturale, che io auguro profondamente, e sapranno fare scaturire dal loro cuore tutta l'immensa ricchezza che hanno, io vi dico, il mondo sarà inondato di grazia e il mondo sarà inondato di vita. Noi lo vediamo, e lo vediamo in piccolo, in quello che fa il Papa. Compare e le popolazioni si entusiasmano, battono le mani, gridano, piangono. L'ho visto io stesso in San Pietro. Quando vidi Benedetto XV che scendeva in San Pietro, c'erano radunati lì circa 80.000 persone, mi dissero. Ebbene, tutti applaudivano e piangevano. E Benedetto XV sembrava un piccolo pupattolo sulla sedia gestatoria, perché era piccolo di statura. Ebbene, mi è rimasto impresso nell'anima. Era lui che diffondeva la vita. O Gesù dolcissimo, io ti supplico a dare una vita grande, grande, grande a tutte le persone che hanno questo grande onore di rappresentarti nella Chiesa. Ed io ti supplico, Gesù, a mandare gli angeli, anzi tutti i cori angelici, a cacciare via i demoni maledetti, a ciò che non permetta la tua misericordia che essi possano introdurre qualche elemento dissociatore nella Santa Chiesa di Dio. Perché quell'elemento, anche introdotto, è come un reoforo, è come un filo il quale è irrugginito, ma pure attraverso di esso lascia passare la corrente. Ma è più bello un filo lucente, un filo magnifico, il quale lasci passare in pieno la corrente, certamente. Io ti supplico, Gesù, a non permettere che il demonio faccia di queste irruzioni nella Chiesa per via indiretta e che getti questi cunei in questo mirabile organismo di vita che è la Santa Chiesa. Quando noi parliamo della Chiesa, noi dobbiamo stare sempre con un profondo spirito di fede prostrati innanzi a Gesù, perché la Chiesa è Gesù, è il corpo mistico di Gesù. Il capo di questo corpo mistico, capo invisibile, è Gesù, ma il capo visibile è il Papa, e il Papa per i vescovi diventa il capo di tutte le compagini della Chiesa. E allora noi non possiamo prescindere da Gesù e dobbiamo riguardare soltanto Gesù e avere tanta fede da attrarre in noi la vita di Gesù. Vivendo della Chiesa viviamo di Gesù, vivendo di tutti i mezzi che ha la Chiesa per farci vivere, vivendo della sua dottrina siamo illuminati da Gesù, vivendo della sua Eucaristia siamo vivificati da Gesù, vivendo della sua misericordia siamo perdonati e purificati da Gesù, vivendo delle sue grazie siamo
elevati da Gesù, come lo sono elevati i sacerdoti nella santa ordinazione sacerdotale. E tutto questo ci rende veramente cristiani, veramente cattolici. E tutto questo ci rende veramente santi, perché lo scopo della Chiesa sopra di questa terra è precisamente quello di santificare. E per santificarci noi abbiamo bisogno di vivere in pieno della vita santa della Chiesa. Figlioli miei cari, io vi fo una domanda. Appartenete voi alla Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana? E voi mi fate cenno col capo di sì. E mi dico, avete voi nel cuore l'amore alla Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana? Oh bravo che avete risposto tanto. Oh ma dico, e voi volete il trionfo della Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana? Ecco, voi mi rispondete, figlioli miei cari, sì. E io vi dico, se volete il trionfo della Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, chiudete gli occhi, aprite il cuore, gettatevi nelle braccia di Dio, guardate la luce divina e aspettate tutto da Dio. Non guardate le singole cose che vi possono sembrare, che so, ostiche, che vi possono sembrare, che so, qualche cosa che vi disorienta. No, no, figlioli miei cari, non guardate mai a quello che vi può disorientare. Non siate voi i giudici della Chiesa, ma siate i figlioli della Chiesa e prostratevi sempre dinanzi a Gesù che vi si dona per la Chiesa e vivete della Chiesa e per la Chiesa. E allora come fate a vivere della Chiesa e per la Chiesa? Ecco, ve lo dirò, figlioli miei cari, perché questo discorso sarebbe inutile se io non vi dicessi questa parte pratica. Miei cari fedeli, ecco, veniamo alla parte pratica. Vi ho domandato poco fa, appartenete voi alla Chiesa? Amate voi la Chiesa? Vivete voi della Chiesa? E vi devo dire dolorosamente, figlioli, che i cristiani non amano la Chiesa e non vivono della Chiesa. Oh sì, assolutamente sì, ve lo devo dire. Forse voi stessi. La dottrina della Chiesa l'avete voi nel cuore, nella mente, nella vita? L'avete voi veramente, la dottrina della Chiesa? Ecco, voi la ignorate. Potreste voi sostenere in questo momento, figlioli miei, un esame di catechismo, non dico molto, ma un esame di catechismo, a domandarvi chi vi ha creato? Vi ha creato il Dio. Domandarvi le domande elementari del catechismo? Lo potreste fare? Le ignorate. La Chiesa è voce orante innanzi a Dio, coro magnifico. E a che è ristretto questo coro magnifico, orante innanzi a Dio? A che è ristretto questo coro meraviglioso, orante davanti al Signore? Figlioli miei cari, è ristretto a poche anime le quali pregano col Santo Ufficio, ai pochi cori monacali. Dove sono i cori delle anime? Dove sono le affluenze dei fedeli, quelle affluenze notturne che chiamavano sulla Chiesa di Dio la benedizione di Dio, quelle anime che oravano per tutta la giornata e che operavano orando, e che orando ed operando vincevano Satana e davano a Dio la gloria che dovevano dare? Dove sono? Se domando a voi, miei carissimi fratelli uomini, e mi dispiace tanto di dirvelo, ma ve lo devo dire, se domando a voi, sapete l'Ave Maria? Padre, no. Oh, che vergogna, povero figlio mio. Sapete il Padre Nostro? Meno di meno, è più, come si può dire, intruppocoso, diciamo alla napoletana, per voi. Sapete il Credo? Meno di meno. E come parlate a Dio, figlioli miei cari? Che pena, che pena. Conoscete voi la preziosità dei sacramenti? Siete voi familiari con Gesù sacramentato? Da quanto tempo non vi confessate? Ehi padre, sono anni, saranno 30, 40 anni, l'anno scorso, 3 mesi fa, possibile.
Voi, che dovete essere vivificati da Gesù, state lontano da Gesù da 3 mesi, da 1 anno, da 50 anni. O figlioli miei cari, e che ne fate di questo corpo vivo, di questo ramo, il quale da 50 anni è separato dalla radice e non ha gli umori vivi della radice? E ci potete trovare frutto sopra di questo ramo? Ci potete trovare frutto? Che pena! Chi vive di Dio, figlioli miei cari, nella Chiesa? Ma noi viviamo più del mondo che di Dio, più del mondo che di Dio, figli miei. E io le dico gemendo di angustia straordinaria, più del mondo che di Dio. Gli usi della vostra vita sono il mondo. Voi non vi lasciate guidare che dal rispetto umano, dagli usi del mondo. E mi basterebbe di vedere tutta quella papaccia che vi mettete sulle labbra. Perdonate, figliole care. Sì, dite, padre, è peccato, non è peccato. Non facciamo questa questione. Ma io vi dico, voi seguite tutti gli usi del mondo. Avete la stessa cura a seguire gli usi di Dio. Avete la stessa cura di ricopiare in voi il crocefisso. Voi che vi mettete sulle labbra il colore rosso, vi uncete del sangue di Gesù nell'anima? Capite, figli miei cari? Voi che vi mettete sulle unghie quel brutto coloraccio che ve le fa così brutte, o le sovrapponete delle unghie di animali su questi animali, sapete voi tendere le mani crocefisse con Gesù che è morto in croce, e sapete portare nella mano la stigmata della immolazione nella osservanza della legge di Dio, la stigmata della immolazione nella carità, nel sacrificio per la carità, lo sapete fare, figlioli miei cari? Ecco un grande problema. Dovete illuminarvi della luce celeste. Vi ho detto ignorate la luce celeste. Ma l'ignorarla sarebbe poco, fino a un certo punto sarebbe poco. È grave, è gravissimo. Ma voi vi avvelenate ogni giorno. Andate a vedere sul vostro scrittoio qual è il giornale che leggete. I giornali i quali, quando sono innocenti, non sono né bianchi, né rossi, né verdi, né paonazzo, non hanno nessun carattere. Cioè hanno un carattere, è il carattere di Satana. Perché? Perché immeschiniscono l'anima in tante notizie stupide. Voi che vi andate a avvelenare al cinema, guardate, guardate, i contemplatori della gloria di Dio, come tanti cretini dinanzi a un telone nel quale si proietta il vizio, nel quale si proietta l'impurità, nel quale si vedono le vanità, le più stupide. Colui che è predestinato a contemplare in eterno il Signore è colui che su di questa terra deve rappresentare il cherubino che sta a guardia della gloria di Dio nel campo nel quale Satana pretende di comandare e pretende di regnare. Oh figlioli cari, se noi non andiamo, non neviamo veramente e profondamente della vita della Chiesa, ci possiamo chiamare noi figlioli della Chiesa, membra del corpo di Gesù Cristo? Io non lo penso, figli miei, e se vi parlo con una profonda, profonda malinconia nell'anima. Perché? Perché logicamente non vi parlo per dire delle parole, figli miei, ma perché voglio trasfondervi questa vita, io che sono, posso dirvi, testimone della Chiesa, io che ho sofferto per la Chiesa, io che ho dato tutta la mia vita alla Chiesa, io che ho raccolto da Gesù tante ricchezze di amore, dalla sua infinita carità, e che per trasfonderle, diciamo così, non nella Chiesa, perché se la Chiesa non parla e se la Chiesa non vive e se la Chiesa non vivifica, ogni iniziativa sarebbe stupida e vana. Ma io le ho raccolte dal cuore di Gesù e le tengo come Maria, posso dire, tutte conservate nel mio cuore, aspettando quel momento solenne nel quale la Chiesa stessa vivifica il mondo e la Chiesa stessa vivifica le anime con una effusione maggiore di misericordia e di grazie, come già comincia a realizzarsi in questa povera terra. Che cosa diciamo noi, figlioli miei? Ecco, io devo terminare, non posso prolungarmi più, ma vi dico, pregate il Signore, profondamente pregate il Signore. Signore, dateci lo Spirito Santo e riempiteci dello Spirito Santo
perché noi possiamo essere membri veri della Chiesa. Signore, dateci l'apprezzamento della eterna verità e fate che noi nutriamo l'anima nostra di questa eterna verità. Signore, non permettete che noi ci avveleniamo nelle scuole. Le scuole sono tutte avvelenate e sì, potrete dire tutte le parole che volete dire voi, ma anche le scuole nostre pigliano questi centri di veleno e li iniettano per una necessità, dicono essi. Ma no, non c'è altra necessità che Dio, parro unum est necessarium. Noi dobbiamo, figlioli miei cari, schivare il mondo. Il cristiano non può vestirsi del mondo, il cristiano non può essere il mondo in questo povero mondo scellerato, né può essere egli, avendo la divisa di Gesù, può essere adorno della divisa di Satana. Assolutamente non può transigere in certe cose della moda, delle spiagge, dei bagni, di questo. Figlioli miei, non dovete e non potete farlo, in nome di Dio ve lo dico, non potete e non dovete farlo, perché è contro lo spirito di Gesù, è contro lo spirito di Dio, e voi dovete essere di Dio, drappello del Signore. Come volete essere voi combattenti contro di un esercito agguerrito, qual è l'esercito del male? Se voi vi mettete le uniformi dell'esercito del male, se voi fraternizzate disgraziatamente con l'esercito del male, se voi ogni tanto sparate qualche petardo, tanto per dire siamo in due campi diversi, ma questo petardo è a vuoto e non rappresenta nulla. Dolcissimo Gesù, per Maria Immacolata, madre della Chiesa, io ti domando che tu dia a tutti i cuori questo santo desiderio di essere veramente cristiani e di vivere nella Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Maria, dolcissima regina, che sei discesa dal cielo e vieni, sei venuta su di questa terra tante volte nelle solenni apparizioni che hai fatto in questo mondo, tu sei venuta precisamente per salvarci nella Chiesa e per avvicinarci alla Chiesa e per dare alla Chiesa il trionfo, per preparare questo trionfo che tu hai promesso e che infallibilmente verrà, perché è promesso dal tuo labbro immacolato. Mamma Maria, allarga tu il manto tuo sopra di questa povera umanità. Dai il trionfo alla Chiesa, oh Maria. Oh Maria, oh Maria, tu sai quanto ti amo. Oh dolcissima mamma, tu sai come mi sono messo nelle tue braccia benedette in tutte le tempeste e le lotte che ho subito per la Chiesa, per amore della Chiesa. E io ti domando, oh Vergine Immacolata, che tu raccolga questi piccoli atti di omaggio che ho fatto alla Chiesa, tutti i piccoli atti della mia obbedienza, del mio silenzio, della mia sottomissione illimitata alla Chiesa, e non ho avuto mai un sol momento di ribellione per la grazia della tua materna protezione sopra di me. Mamma dolcissima, fa che questo povero eco di questa sottomissione penetri nei cuori di quelli i quali sono ribelli e che sappiano che il povero nulla schiacciato ha gridato una sola parola, viva la Chiesa! Che il povero nulla annientato ha detto una sola parola, vivo della Chiesa! Che il povero nulla schiacciato come un verme ha detto una sola parola, solo la Chiesa è grande, vivo della Chiesa e per la Chiesa, Signore, glorificatevi nella Chiesa e per la Chiesa, e così sia, e Dio vi benedica.